Quella che un tempo era la residenza estiva delle suore Zavarise, oggi è un centro multiesperienziale dedicato ai giovani con disabilità. Ci troviamo a Monte Giove, un luogo di sconfinata bellezza nelle colline fanesi, nel quale si fondono inclusione lavorativa, autonomia abitativa, agricoltura e turismo. Dall'inglese open, aperto, perché luogo di accoglienza e valorizzazione delle diversità, ed house, casa, perché luogo di appartenenza di coloro che ne fanno parte. Dalla terrazza di Joe alla struttura ricettiva, fino all'orto, agli ulivi e ai campi, e poi i laboratori e la fattoria sociale didattica, un sogno in gran parte già diventato realtà. Una storia recente, ma avete veramente tanti obiettivi. Partiamo dall'inizio. Qual è l'obiettivo, lo scopo di questa associazione? Allora, Open House è un progetto di Fondazione Gio, Cooperativa Gio, e nasce per dare risposte a famiglie che vivono quotidianamente la disabilità. Quindi il nostro scopo è quello di creare dei progetti o dei percorsi di inclusione sociale, lavorativa e di autonomia abitativa per giovani con disabilità intellettiva. Quante sono le figure che operano e quanti ragazzi che ospitate? Allora, attualmente qui a Open House ci sono 7 figure educative e 2 figure di supporto e coordinamento, quindi siamo 9, e i ragazzi inseriti sono 12 all'interno dei vari progetti che sono dentro Open House. Ci può fare qualche esempio nella pratica che cosa fanno questi ragazzi? Ok, allora qui a Open House abbiamo innanzitutto un progetto di agricoltura sociale che vede inseriti 3 ragazzi con autismo grazie a un progetto regionale a cui abbiamo partecipato, e i ragazzi partecipano in quelle che sono le attività proprie dell'azienda agricola, quindi si vengono con noi nell'orto, preparano le nostre cassette di frutta e verdura e fanno un po' tutte quelle attività collaterali che servono appunto all'azienda agricola. E abbiamo poi dei laboratori di avvio al lavoro in cui partecipano ragazzi che svolgono l'alternanza scuola-lavoro attualmente e anche altri ragazzi sia al mattino che al pomeriggio dove si fanno sono appunto dei laboratori di avvio al lavoro, quindi dove si va a lavorare su attività su abilità prelavorative sia in ambito turistico che in ambito agricolo. State lavorando anche ad altri progetti? Stiamo ristrutturando attualmente l'edificio principale, che diventerà una struttura ricettiva, e lo scopo è quello di far sì che i ragazzi che adesso si stanno formando possano andare a formare lo staff della nostra struttura ricettiva, che vedrà 8 camere da letto e 2 mini appartamenti. Perché cosa andrete a destinare i fondi raccolti al Volley della Befana? Allora, i fondi del Volley della Befana verranno destinati ai nostri laboratori, che sono il progetto principale attualmente attivo in Open House, quindi appunto per finanziare queste attività che portiamo avanti ormai da quasi 2 anni. E gli Open House Lab sono importanti perché non solo formano i ragazzi e danno loro delle abilità che possono essere spendibili non solo in un contesto lavorativo, ma anche proprio in un contesto familiare di autonomia abitativa. Sono importanti anche perché danno una risposta alle famiglie che a un certo punto si trovano un po' a dover vivere una sorta di vuoto che si viene a creare nel momento di passaggio fra la fine della scuola e il resto, quindi il mondo e la vita adulta. Quindi cerchiamo di dare risposte in questo senso.